Per gli studenti marchigiani si è aperto oggi l'anno scolastico 2023-2024. Per l'occasione il nuovo direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Donatella D'Amico, ha fatto visita alla sede di Pesaro Studi in Viale Trieste. Tante le novità per il nuovo anno scolastico, sullo sfondo però c'è sempre il Covid che obbliga docenti e dirigenti scolastici a tenere alta la guardia. Ripartiamo in modo molto sereno, anche se il Covid non si è mai spento del tutto, sta tornando alla carica, ovviamente adesso stiamo parlando nell'ottica dell'autunno, accompagnata dall'influenza, quindi accanto a questo noi insomma, siamo forse più sicuri, proprio perché abbiamo sperimentato, abbiamo trovato tante soluzioni e poi insomma, abbiamo le nostre scuole, i nostri docenti che sapranno accompagnare questi ragazzi in questo nuovo percorso e perché no, ricordiamoci sempre i dirigenti che riescono a condurre, a volte a fare insieme alle loro scuole l'impossibile. Questa è una cosa importante e va sempre ricordata. Tra le novità per il nuovo anno scolastico c'è il voto in condotta che per le scuole superiori farà media con gli altri voti nell'assegnazione dei crediti. Chi avrà 6 in condotta verrà rimandato e dovrà sostenere un esame riparatorio a settembre. Per le scuole secondarie di primo grado invece farà media con la votazione delle singole discipline. L'altra novità è quella dei docenti tutor orientatori che dovranno aiutare i ragazzi dell'ultimo triennio delle scuole superiori a scegliere il percorso futuro. Il voto in condotta ha la sua grande importanza perché il voto in condotta è rispetto delle regole significa rispetto dei valori. In un'ottica in cui la scuola sta cercando di recuperare un ruolo sociale e qua ne abbiamo la testimonianza, io penso che sia stato veramente importante questo passaggio. Finalmente abbiamo una figura dedicata. Quando parliamo di orientamento è un orientamento che ovviamente deve seguire il corso della vita, il ciclo della vita. Però ci sono dei momenti importanti e questi momenti sono i momenti della scuola e quindi questo docente orientatore che è stato formato durante il periodo primaverile estivo adesso si troverà di fronte al compito da svolgere. Sono insegnanti che già esistono nella scuola, cioè non sono aggiunte, quindi saranno docenti con una sensibilità in più verso proprio la costruzione insieme agli alunni di questo percorso di orientamento che partendo dai più piccolini arriva fino alle scuole superiori, quindi con la scelta del percorso che può essere università oppure mondo del lavoro. Presente un maggior numero di personale scolastico in servizio e di docenti in cattedra fin dal primo giorno di scuola, ma secondo il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, la sfida per superare il precariato non può dirsi ancora vinta. È una bella sfida quella del precariato, quest'anno ci siamo portati avanti. Che cosa voglio dire? Tutte le operazioni che in genere venivano fatte con lentezza e ovviamente proprio perché erano molto complesse durante l'estate sono state anticipate, quindi sto parlando non solo delle mobilità ma le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni e dopo di questo è partito tutto il lavoro per le supplenze. Quest'anno come gli ultimi anni c'era quello che definiamo l'algoritmo, diciamo era un po' più controllato, abbiamo avuto meno problemi e quindi ci auguriamo di avere tutti gli insegnanti prima di tutto in cattedra in questa prima giornata. C'è sempre la percentuale che secondo me è impossibile non averla di supplenti, però abbiamo ridotto molto la percentuale dei supplenti che insomma quest'anno riesce a seguire un po' l'andamento della scuola.